Neanche un posto è rimasto libero per il primo Martedì in Giallo, il primo dei quattro appuntamenti in programma dedicati al mondo del thriller e del noir. Daniele Bresciani, autore milanese trapiantato nel modenese, ha presentato ad una platea di 60 persone, tutto esaurito, la sua ultima uscita, Anime Trasparenti. Un racconto che si apre con un dato di cronaca reale e che tiene sullo sfondo la Milano di periferia. In Italia scompare un bambino almeno ogni 48 ore e non è qualcosa che non è molto noto, ma tragicamente vero. E quindi la partenza è un fatto di cronaca vero, naturalmente la storia invece è totalmente inventata, un romanzo, e con protagonista appunto l'ispettore Dario Miranda, che è un nuovo persona, uno dei tantissimi investigatori poliziotti della narrativa italiana, che però spero trovi un suo piccolo spazio. Tornare a presentare i libri dal vivo con le persone presenti è un'occasione importante, avere il contatto con il lettore è bellissimo. L'idea è nata prima di Natale, quindi in una tutt'altra fase della nostra storia recente, chiacchierando con l'assessore Mario Agati del mio libro, ha detto: ma perché non lo presentiamo? E allora ho rilanciato dicendo: perché non invitiamo qualche altro scrittore e allarghiamo la presenza? L'idea è stata presa sul serio e di conseguenza si sono aggiunti alle presentazioni autori di importanti, molto più importanti di me. Si continua il 22 giugno con Alessandro Robecchi e il suo romanzo Flora. Il 29 giugno Fabiano Massimi presenterà nella sua Formigine I demoni di Berlino, ambientato nella capitale tedesca del 1933. Chiude la rassegna il 6 luglio Fausto Vitagliano con La sabbia brucia. Tutti si sono adeguati a una situazione che era quella dell'impossibilità di avere contatti, di incontrare le persone, quindi è stato fatto tutto attraverso i social o attraverso i siti, ed era una necessità e l'abbiamo fatto. Però finalmente avere dal vivo le persone, averle vicine, vederle e alla fine incontrarle è davvero impagabile, quindi devo dire grazie a Formigine per questa bellissima iniziativa.